È inutile che ce lo raccontiamo e che ci nascondiamo dietro un dito. Questo 2020 per viaggiare è e sarà un anno molto particolare ed è per questo che è molto importante evitare fregature nell'acquisto di servizi di tutti i tipi. È possibile viaggiare, ma dobbiamo stare un attimo più attenti. Vediamo quali sono in questo video, che reputo secondo me fondamentale in questo periodo storico, quali sono le cose da controllare prima e durante gli acquisti di servizi viaggio? Voli, appartamenti, hotel, noleggi di mezzi, servizi vari, insomma tutto quello che è inerente al viaggio e di cui parleremo in questo video. Sei già iscritto o iscritta al canale YouTube di Viaggio Vero? Se non l'hai ancora fatto, clicca sul pulsante rosso iscriviti che vedi qui sotto e clicchi anche sulla campanella lì a fianco perché in questo modo riceverai tutte le notifiche e i video che andrò a pubblicare. Ti ricordo che da inizio 2020 è anche possibile abbonarsi a questo canale con una piccolissima cifra mensile, avrai una marea di vantaggi, due video in esclusiva solo per te, la possibilità di essere con me, insieme a me, nelle dirette del giovedì sera, ovvero proprio a fianco a me, dire la tua in video, sempre una volta al mese, gli abbonati hanno questa possibilità. Inoltre stanno partendo una marea di progetti che vedranno coinvolti gli abbonati e sarà tutto compreso in questa piccola cifra mensile che vai a pagare per l'abbonamento al canale YouTube di Viaggio Vero e soprattutto sostieni il canale. Ti racconto tutto in un video qui sotto in descrizione. Partiamo con il mezzo di trasporto più chiacchierato del momento, forse quello che ha anche più problemi, a dirci la verità, che sono i voli aerei. È anche vero però che pur essendo acquisti a rischio, pur essendo piccoli azzardi, pur essendo piccole scommesse che vengono fatte perché, come sai, tanti voli vengono cancellati e tanti voli poi non partono, però, e dico però, quasi tutte le compagnie aeree nelle ultime settimane hanno messo in vendita voli in cui sarà possibile poi spostare la data in caso di cancellazione del tutto gratuitamente oppure ottenere quel famoso voucher criticato, a mio avviso non so perché viene criticato, ma questo è un parere personale, che ti permette di avere un credito da spendere con questa compagnia entro 18-24 mesi, dipende dalla compagnia. Comunque, hai una tutela in più se vai ad acquistare un volo in questo momento che prima non c'era. Però rimane il fatto che i voli, come ho detto anche nel video in cui ti ho fatto vedere che stavo per acquistare un volo per la Grecia, che poi ho acquistato per poche decine di euro, sono voli non sicuri. Non siamo certi che quel volo esisterà e verrà realizzato fino a 15-20 giorni prima. Purtroppo alcune compagnie, non quelle low cost, ma la nostra, l'Italia, cancella voli anche a 3-4 giorni dalla partenza. Male, male, male. Perché fai così all'Italia? Notizie dei giorni scorsi, proprio che c'è un casino pazzesco su tutta l'assistenza all'Italia per questo cancellare voli all'ultimo minuto. Ma perché lo fai? Non lo fanno le low cost. Tutti criticano le low cost e poi ci metti tu come compagnia di bandiera. Ma perché? Insomma, lo ripeto per l'ennesima volta, sono azzardi, sono rischi, sono scommesse, però è anche vero che hai una sorta di paracadute, ovvero la possibilità di spostare il volo a un'altra data senza pagare nulla, oppure la possibilità, nel caso in cui il volo venga cancellato, di ottenere il credito voucher che hai da spendere nei prossimi 18-24 mesi. Idem vale per treni di qualsiasi compagnia siano. Bus, anche qua di qualsiasi azienda siano, mi raccomando, vai a cercare biglietti che ti diano la possibilità di modificare le date o di ottenere un credito o, se possibile, anche di ottenere un rimborso completo. Ma non cambia assolutamente nulla rispetto ai voli, cerca tariffe che siano rimborsabili o cambiabili in qualche modo. E come fare? Leggi le regole dell'azienda con cui stai comprando il biglietto. Leggi le regole della compagnia aerea, dell'azienda bus, del treno, eccetera, eccetera, eccetera. Non chiedere in rete. Se tu chiedi in rete avrai mille pareri diversi, mille opinioni, magari anche datate, e andare a scovare quella che realmente è vera è come una caccia al tesoro. Perché fare così? Non chiedere in rete che non sarai mai sicuro o sicura. Cerca la fonte ufficiale dove stai acquistando il biglietto e loro saranno super aggiornati, o al massimo contattali. È sempre il consiglio che do, non mi sto dando la zappa sui piedi dicendo di non chiedere a me, assolutamente. Io se so ti dico, ma nel 90% dei casi ti dico di contattare l'azienda per il semplice fatto
che sono più aggiornati, anche del sottoscritto. E ora parliamo di strutture, hotel, appartamenti, ostelli, qualsiasi struttura che tu possa prenotare per dormire. In questo caso cerca di andare a fermare, a prenotare delle strutture che ti diano delle politiche di cancellazione davvero, davvero flessibili. Io cosa sto cercando, ad esempio per la Grecia? Delle strutture, degli appartamenti in questo caso, ma può essere valido anche per gli hotel, che puoi cancellare fino a 48 ore prima della partenza. E se hai questo, diciamo, finestra, difficilmente poi il tuo volo verrà cancellato. Per cui a questo punto, se il tuo volo viene cancellato prima, e quindi tu puoi annullare senza avere problemi economici, perché queste tariffe ti permettono il rimborso totale di quello che hai anticipato, se hai anticipato qualcosa, perché in alcuni casi si paga tutto in loco o tutto le 24 ore prima, comunque ti danno il rimborso totale, cerca solo strutture che ti diano il rimborso totale se hai pagato qualcosa, oppure che possa avvenire l'annullamento senza che ti addebitino nulla. Come ti dicevo, secondo me 48 ore prima della partenza è il tempo giusto. Io credo che sia il tempo giusto. A quel punto lì sai benissimo se il tuo viaggio partirà o non partirà. E credimi, ormai quasi tutte le strutture, la stragrande maggioranza comunque delle strutture, solo un 10 o 20% a seconda delle zone non ha queste politiche di cancellazione, ma la maggior parte le ha perché vuole comunque tutelare l'utente finale e vuole prenotare. Mi sembra logico. Capitolo noleggio di mezzi, motorini, moto, auto, idem, uguale che per le strutture, uguale identico alla scelta delle strutture. Prediligi e scegli soltanto aziende che ti permettano di cancellare addirittura fino a 24 ore prima, fino a poche ore prima dell'inizio del noleggio. È molto molto importante. Con rimborso totale della cifra pagata, dell'anticipo pagato, o con annullamento senza penali. È molto molto importante, e quasi tutte lo fanno. Quasi tutte le compagnie di noleggio di rent-a-car lo fanno, quindi non ti preoccupare. Ma se qualcuno non lo fa, verificalo, perché non va bene, non devi acquistare, non devi prenotare con loro. La regola è flessibilità assoluta nelle prenotazioni. Perché è tutta una catena. Se io ho preso un volo, se io ho preso un treno, se io ho preso un mezzo, è chiaro che se mi cancellano il mezzo di trasporto, devo avere poi la possibilità, il tempo materiale, pratico, per poter cancellare le prenotazioni di hotel, noleggio, eccetera, di servizi, senza spendere nulla, senza perderci nulla. E il volo poi andrò poi a cambiarlo o richiederò un voucher. Però di base non voglio perdere nulla. L'ultimo capitolo è quello delle assicurazioni. Verificate che assicurazione avete. Allora, come abbiamo già detto mille volte durante la diretta sulle assicurazioni, non esiste un'assicurazione ora come ora che ti tuteli sull'annullamento perché tu scegli di non partire per paura. No. O perché ti hanno cancellato il volo. No. Allora, i motivi di annullamento sono sempre motivi molto gravi. Se tu hai paura di partire o ti cancellano il volo, in questo non rientra. Però se ti cancellano il volo puoi chiedere il rimborso dell'assicurazione, quello sì. Però l'unica cosa che devi valutare con le assicurazioni è di avere una copertura medica di massimali molto alti, sempre molto alti. Questo riguarda non solo questo periodo, ma tutto, sempre. Ci sono video in questo canale che ti parlano di assicurazioni, che ti consigliano quali assicurazioni fare e perché farle. Essere tutelati al massimo, ma non per l'annullamento. Cioè non cercate assicurazioni di annullamento viaggio per scelte vostre. Le scelte vostre non vengono mai comprese, scelte vostre di paura o scelte vostre purtroppo anche di annullamento di voli da parte di compagnie. No, purtroppo non sono coperte. Però poi puoi chiedere il rimborso perché non stai eseguendo il viaggio, quello sì, ma ti ridanno i soldi anche dell'assicurazione, quello assolutamente sì. Ma non ti coprerai i servizi dei viaggi, quindi i servizi dei viaggi te li devi tutelare, come ho detto prima, cercare della flessibilità sempre e comunque. Questi erano una serie di consigli sparsi, molto banali, molto semplici, ma a cui tante persone non stanno attente. Ecco, mi raccomando, per non ricevere fregature, per poi non lamentarsi perché quello mi ha fregato, quella mi ha fregato, eccetera, sono dei disonesti qua, sono dei disonesti là, siamo in primis noi a tutelarci. Siamo in primis noi a tutelarci conoscendo cosa stiamo comprando. È fondamentale, non solo nei viaggi, ma in tutto. Quindi mi raccomando, segui queste poche semplici regole
e vedrai che anche se vuoi viaggiare in questo 2020 non avrai problemi. Sono sicuro di questo. E se non ti senti sicuro o sicura o hai paura in qualche modo, evita di viaggiare in questo 2020. Il consiglio che ti do: rimani in Italia oppure evita proprio di viaggiare. Se non hai la sicurezza o la certezza tua interna proprio a livello psicologico e proprio temi il viaggio, allora non farlo, non è un obbligo, non farlo. È un consiglio che ti do dal cuore. Ti ricordo di iscriverti al Mondo Viaggio Vero con il link che trovi qui sotto in descrizione. È completamente gratuito e ci sono una marea di vantaggi per te. Infine i miei social media. La pagina Facebook di viaggiovero.com, fai mi piace, diventa fan anche lì. Su Instagram mi trovi come chiocciola Viaggio Vero, ci sono le stories giornaliere dove parlo di altri argomenti rispetto a quelli che trovi qui sul canale. Se questo video ti è piaciuto, pollice verso l'alto, aiuta a crescere il canale, mi fai tanto tanto felice. Qui sotto vedi la facciona sorridente che è anche il logo di Viaggio Vero, ci clicchi sopra, clicchi anche sulla campanella perché in questo modo riceverai le notifiche a tutti i video che andrò a pubblicare. Ciao da Cristiano di Viaggio Vero.